Bentrovati alla terza edizione del TG6, apriamo parlando dell'aeroporto d'Abruzzo. Dal 1 settembre dovrebbe essere revocata l'addizionale comunale sulle tasse aeroportuali voluta dal governo Renzi e che aveva proclamato la minaccia di addio all'aeroporto d'Abruzzo da parte di Ryanair. Oggi alla Camera dei Deputati la discussione dell'emendamento per la regione Abruzzo. L'abolizione della tassa rappresenterebbe un traguardo importante per la salvaguardia dello scalo aeroportuale appunto regionale. Francesca Romana Testi. Buone notizie per l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. Dopo una lunga trattativa seguita alla decisione di Ryanair di lasciare lo scalo pescarese, la regione aveva iniziato una serie di incontri istituzionali con il governo che portasse ad una revoca della famosa tassa aeroportuale apposta dallo scorso mese di gennaio per sostenere Alitalia. Ryanair lamentava una perdita netta da capogiro sul costo dei propri biglietti ed ecco il perché di quella decisione che aveva coinvolto anche altri scali nazionali. Resta sul tavolo intanto la questione degli aiuti di Stato negati alle regioni per il mantenimento delle imponenti infrastrutture aeroportuali. Quello che si sta approvando in aula al Parlamento a Roma è quello dell'addizionale comunale sugli aeroporti, quindi sulla bigliettazione. Noi con un grosso lavoro come Regione Abruzzo, grazie anche al Presidente della Giunta regionale D'Alfonso, che in questi mesi sta lavorando in maniera forte e continua con Graziano Del Rio, con il Presidente Renzi, e si è divenuta una risoluzione che porteranno un emendamento governativo nella discussione degli enti locali proprio oggi a Roma, e quindi dal 1 settembre verrà tolto questo addizionale comunale sugli aeroporti e quindi permetterà a Ryanair non solo a Pescara in Abruzzo ma anche in altri aeroporti d'Italia a mantenere il volo. Un'altra partita da giocare importante è quella di Alitalia, è quella di riportare il collegamento con Fiumicino, un'altra partita, quasi un effetto domino che era scaturito proprio dopo le dichiarazioni di Ryanair. Per questo punto come si muove la regione? Ma io sono convinto che questo provvedimento che il Parlamento oggi approveranno in aula riapra tante possibilità con altri vettori. C'è la discussione che era partito alcuni mesi fa sulla Roma-Fiumicino e credo che gli organi, i vertici della saga, ma soprattutto credo che anche la Regione Abruzzo, la questione della trasportistica, debba riprendere immediatamente. Io credo che sia raggiunto un punto fondamentale oggi che apre uno scenario nuovo a quello che potrebbe essere la Regione Abruzzo con il suo aeroporto. E domani torna a riunirsi il Consiglio regionale d'Abruzzo che si avvicina alla pausa estiva. Resta ancora in ballo la nomina del garante dei detenuti, ma non si trova la condivisione tra le forze politiche sul nome della radicale Rita Bernardini. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Di Pangrazio, auspica che il lavoro di mediazione porti alla nomina entro il 9 di agosto. Ascoltiamolo. Abbiamo una norma che prevede sempre in maniera infinita il voto dei due terzi, purtroppo la maggioranza è di 18 consiglieri, i due terzi sono 21 consiglieri, stiamo ragionando con le forze in consiglio regionale, io sono convinto che prima, spero, sono convinto io personalmente che prima della fine delle sedute estive si possa nominare il garante. C'è un lavoro che si sta facendo. Vediamo, insomma, la regione ha bisogno di tutto, meno che non venga eletto il garante per i detenuti. In altre regioni il garante è stato nominato, purtroppo nonostante gli sforzi che si stanno facendo non si riesce a trovare la condivisione intorno a un nominativo. C'è un nominativo molto importante che viene proposto e riproposto, vediamo in questi giorni, prima del 9 di agosto che è l'ultima sera di Consiglio regionale, se insieme ai colleghi dell'intero Consiglio regionale si può trovare modo e forma per portare a votazione ed eleggere finalmente anche qui in Abruzzo la figura del garante. Il centrodestra ha presentato il libero comitato d'Abruzzo per il no al referendum costituzionale per il quale si andrà alle urne, ricordiamo, nel prossimo autunno. Tra i promotori dell'iniziativa, consiglieri regionali e amministratori delle quattro province abruzzesi. Sono attualmente 40 i componenti del comitato referendario nato per dire no alle riforme costituzionali e presentarla presso la sede del Consiglio regionale dell'Abruzzo.
vuole comunicare e comunicherà a tutti i cittadini le ragioni del no per una riforma che è sbagliata, che è già sbagliato definire riforma, che non riduce i costi della politica, che non migliora l'efficienza dello Stato e che è soltanto uno specchietto per le allodole. Non è un no contro le riforme, ma è un no contro questo tipo di riforma, che è una riforma autoritaria, ma non come dire, perché fa temere per la democrazia. In realtà, così facendo, abbiamo soltanto avuto una riforma dettata da qualcuno che tiene la poltrona e quindi tenderà a farla approvare, e quindi alla fine avremmo confezionata una riforma che non fa null'altro che dare più forza alle segreterie dei partiti e più forza all'uomo solo al comando. Ecco, tutto questo noi vorremmo fosse evitato per avere una riforma invece che sia a portata dei cittadini, che difenda i territori e che esalti le peculiarità italiane. A Pescara proseguono i lavori di adeguamento dello stadio Adriatico. Presto ci sarà un incontro fra l'amministrazione Alessandrini e il nuovo sovrintendente regionale Paolo Renzetti. Assessore Diodati, proseguono i lavori allo stadio Adriatico così come era stato programmato dall'amministrazione comunale, ma ci sono altre novità, perché a breve vi incontrerete con il nuovo soprintendente della regione Abruzzo. Sì, proseguono i lavori di risistemazione e di messa a norma dello stadio per renderlo pronto per l'inizio del campionato di Serie A, così come fra qualche giorno inizieranno i lavori di rizzollamento anche del manto erboso dello stadio Adriatico, così come ci chiede la Lega Nazionale di Serie A, per rendere le partite le più belle possibili. Dopodiché abbiamo ricevuto dalla sovrintendenza la risposta al nostro quesito, al nostro ricorso. La sovrintendenza, se da un punto di vista ci dice che il ricorso non può essere accettato, dall'altro punto di vista ci dice che, siccome si rendono conto anche loro delle difficoltà che oggi si attraversano all'interno delle amministrazioni per la gestione delle strutture pubbliche e quindi per le grandi difficoltà economiche, ci ha aperto una strada con la sovrintendenza regionale, nel senso che ci ha fondamentalmente esortato a sederci con la sovrintendenza regionale, con la quale sicuramente riusciremo a trovare un accordo adeguato per fare in modo che riusciamo a fare i lavori per lo stadio Adriatico necessari perché questa struttura possa essere data in gestione all'esterno. Abbiamo già preso contatto con il sovrintendente regionale, con il nuovo sovrintendente regionale, con il quale ci incontreremo con il sindaco e i dirigenti dell'ufficio sport entro questa settimana per stabilire quali sono i margini di manovra e quindi stabilire un cronoprogramma dopo con la Lega di Serie B, che è quella che ci sta preparando il progetto. Cambiamo argomento, vita nuova per la piscina provinciale pescarese, che con la regia della provincia sarà gestita dalla WISP Abruzzo e Molise e dal Club Acquatico, società pescarese di pallanuoto. Il servizio. Presidente Di Marco, nuova vita per la piscina provinciale, si riparte con questo progetto importante che vede la provincia ovviamente capofila e poi la società pallanuotistica del Club Acquatico e anche la WISP Abruzzo Molise. Vita nuova e vincente, direi, perché parte una gestione altamente qualificata che consente alla piscina provinciale di tornare a essere non solo punto di riferimento per l'area in cui incide, ma per tutta la provincia, perché qui parliamo di alte professionalità che si sono cimentate nell'attività sportiva acquatica e che quindi consente a noi come provincia di avere quella certificazione che avevamo chiesto con attenzione da tempo e che grazie a loro abbiamo potuto rintracciare e avere a disposizione. Adesso ci si aspetta una grande collaborazione con l'istituto Volta, presente proprio lì dove c'è la piscina provinciale, e di questo è tutto caratterizzato nella procedura di gara, ma direi che consentirà ai ragazzi di tutta la provincia di poter contare su un presidio di questo tipo che certamente qualificherà non solo gli amatori ma soprattutto coloro che vorranno eccellere in questa attività sportiva, e noi di questo siamo molto orgogliosi e soddisfatti. A Pescara il consigliere della lista Teodoro Massimiliano Pignoli ha voluto denunciare lo stato di incuria ed abbandono dello stabile che occupava la casa di riposo di via Arapietra. Vediamo. Consigliere Pignoli, siamo davanti all'ex casa di riposo di via Arapietra a Pescara. Lei ha parlato di incompiuta, un'incompiuta da parte di chi? Di quale amministrazione in particolare? Ma iniziata l'incompiuta con l'amministrazione Mascia e rischia di diventare con la...
stazione alessandrina, l'ennesima incompiuta. Siamo ormai qui al ridosso di metà mandato, nulla si vede di opere, anche se il Consiglio Comunale ha approvato di nuovo la variante che facesse ripartire i lavori, ma in realtà ovviamente i lavori non sono ripartiti. È sotto gli occhi di tutti e dei numerosi cittadini che mi hanno sollecitato a intervenire, a riproporre di nuovo questa situazione gravissima da parte ovviamente dei cittadini residenti e non solo. Come vedete c'è erba alta più di un paio di metri, ci sono persone che dormono quotidianamente all'interno di queste strutture. Per cui l'inciviltà la fa la padrona in una via ovviamente quasi centrale, o direi centrale, della città di Pescara. Noi reggiamo in strutture diverse da questa qui otto anziani che dovrebbero essere messi qui sulla casa di riposo, ma che in realtà qui andrebbero molti di più di anziani, solo 8 anziani, e per loro spendiamo circa 120.000 euro l'anno, quindi pari a 2.000 euro al mese per ognuno. Vi annuncio sin da ora che andrò a visitare anche questi anziani per vedere le loro condizioni e come vivono in queste strutture, che voglio ricordare sono la RSA Santa Maria Ausiliatrice, la Casa Famiglia e Sorriso di Silvi, per capire anche se, ma sono sicuro che lo è, se sono trattati bene, come vivono e se sentono la mancanza anche di un habitat che era quella della casa di riposo. E a Teramo è stato presentato il progetto sperimentale Bike to Study, con cui ATSU e UNITE si rivolgono agli studenti per incentivare l'uso della bicicletta. Alfredo Primante. Incentivare l'uso della bicicletta tra gli studenti è l'obiettivo del progetto sperimentale Bike to Study a cui ha aderito l'Università di Teramo. L'Ateneo si rivolge ai propri studenti proponendo un vero e proprio cambio di mentalità verso l'ecosostenibilità a vantaggio di ambiente, salute ed economia. Nel mirino ci sono gli spostamenti da casa e dai nodi di interscambio con ferrovie e autobus verso i tre poli di Piano d'Accio e Coste Sant'Agostino a Teramo ed Avezzano. Dopo una prima fase di sondaggio tra gli studenti per valutare l'adesione al progetto fino al 25 di ottobre, Bike to Study entrerà nel vivo attraverso l'erogazione di un incentivo economico diretto di 0,25 euro al chilometro, commisurato alle distanze percorse, misurate attraverso un apparato elettronico. Inoltre, l'Unite realizzerà una stazione per ogni polo con colonnina di ricarica elettrica. Accanto a questo, anche un'incentivazione indiretta con nuove tecnologie per evitare le collisioni con le autovetture, i furti e per garantire onde verdi ai semafori. L'operazione si sviluppa in un ambito quindi molto ristretto sulla base di un'intervista informatica che verrà fatta su un questionario che verrà posto sul sito nostro dell'ATSU, dove invitiamo tutti i ragazzi a partecipare per darci elementi non solo per perfezionare il progetto ma anche per dare ulteriori sbocchi di prospettiva. Come capite bene, noi mettiamo a disposizione 40.000 chilometri, 40.000 chilometri sono calcolabili sui tonnellate, se non ricordo male sono circa 5 tonnellate di meno di CO2 immessi in atmosfera, ma c'è anche meno PM10, c'è meno PM2,5, quindi una sostanziale beneficio della qualità dell'aria nel contesto urbano. Dopo la sperimentazione, se i risultati saranno positivi, l'iniziativa sarà estesa con ulteriori incentivi economici e con un intervento di premialità anche da parte di Regione Abruzzo. E tra gli appuntamenti 5 giorni di escursioni tra Gran Sasso e Maiella per conoscere le biodiversità di alta quota. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato e i ricercatori ecologici accompagneranno i cittadini in questa scoperta. Germana Dorazio. Il racconto della biodiversità nell'Appennino. Dal Velino alla Maiella, passando per il Gran Sasso. Dal 20 al 24 luglio 2016, 5 giorni alla scoperta della natura, organizzati dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con i parchi nazionali e con altre associazioni ambientaliste. Ricercatori ecologici ed esperti cammineranno insieme alle persone comuni, con le quali condivideranno il sapere sulle peculiarità degli ecosistemi. Noi attraversiamo tre siti di ricerca ecologica a lungo termine, Velino, Gran Sasso, Maiella. È una stazione di ricerca che lavora nell'ambito di una rete internazionale, mondiale, e abbiamo la fortuna di avere tre stazioni di ricerca sotto i nostri piedi, dove passeremo con tutti i nostri partecipanti e lì
vedremo quali sono le caratteristiche degli ecosistemi di alta quota, quindi ecosistemi senza alberi, dove per motivi climatici le specie sono tutte più piccole e sono veramente ricchi di endemismi, di specie rare, di specie protette. Il percorso è aperto a tutti, grandi e piccini. È aperto a tutti, assolutamente. In particolare abbiamo due eventi al quale può partecipare chiunque veramente da 5 anni a 100 anni, che si chiamano BioBlitz. Si tratta di una ricerca intensiva sulla biodiversità. Il primo ci sarà venerdì prossimo al Gran Sasso e il secondo il giorno dopo alla Maiella, sabato. Restituire alla collettività alcuni edifici patrimonio della Chiesa che attendono un recupero funzionale, come il Museo Diocesano di Chieti, è l'obiettivo della collaborazione tra Regione Abruzzo e Diocesi di Chieti Vasto. Il servizio. Collaborare per studiare un progetto comune volto alla riqualificazione di alcuni immobili di proprietà della Chiesa, come il Villaggio del Fanciullo a Chieti e Villa San Giuseppe a Francavilla al Mare, è stato il tema dell'incontro e del successivo sopralluogo nelle strutture tra il presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso e Monsignor Bruno Forte, arcivescovo della Diocesi di Chieti Vasto. Nell'occasione si è parlato anche del completamento del Museo Diocesano di Chieti, una struttura di pregio accanto alla Cattedrale di San Giustino, i cui lavori sono fermi da qualche tempo. Non credo che sia da meravigliarsi se nella valorizzazione di alcune possibilità al servizio di tutti i cittadini siano alla ricerca di possibili collaborazioni istituzioni come la Regione, qui rappresentata dal Governatore, e le chiese diocesane, specificamente quella di Chieti Vasto, di cui sono arcivescovo. Allora Chieti, che ha queste strutture ereditate dal passato, anche in buona condizione, può dare luogo all'accettazione di questa sfida. In particolare abbiamo una struttura a Francavilla di straordinario valore anche per la vicinanza al mare, e poi vogliamo contemporaneamente anche esprimere la capacità di collocazione culturale ma anche turistica, per esempio, del Museo Diocesano. Su questi due elementi noi faremo subito un raccoglimento di approfondimento per verificare la possibilità della copertura finanziaria. La vocazione contemporanea di Pescara rinasce con una nuova edizione di Fuori Uso. Dopo l'Aurum, l'ex Cofa e l'ex Ferrotel, protagonista Piazza Alessandrini, che ospiterà i migliori insegnanti e studenti delle accademie d'arte italiane. Dopo un'assenza di 4 anni torna a Pescara Fuori Uso, appuntamento dedicato all'arte che quest'anno vedrà protagonista Piazza Alessandrini. Il tema scelto per l'edizione 2016 si intitola Viso di garanzia. In mostra l'una accanto all'altro le migliori opere di docenti e discenti di tutte le accademie d'arte d'Italia. Si riprende una trama interrotta, vi erano state delle edizioni in passato di Fuori Uso, l'ultima 4 anni fa, e io penso che Fuori Uso abbia lasciato un segno nella cultura di massa cittadina, perché è sempre stata una mostra che ha proposto il meglio dell'arte contemporanea, in linea, se vogliamo, anche con una vocazione della nostra città, perché negli anni 70 qui sono passati molti artisti importanti dell'avanguardia pittorica italiana, e grazie all'impegno di Cesare Manzo, che è lo storico ideatore di questo Fuori Uso ritorna in un luogo simbolico, cioè nei locali, in parte dei locali del vecchio tribunale. Si chiama Viso di garanzia questa annuale mostra, e invitiamo tutti i pescaresi a visitarla a Piazza Alessandrini a partire da venerdì 22 di questo mese di luglio. Abbiamo selezionato, diciamo, prima di tutto degli professori di accademie varie in Italia, praticamente in tutto lo stivale, e abbiamo chiesto ai professori di, a loro volta, di selezionare degli studenti che loro ritenevano interessanti, e l'idea era quella di, appunto, di fare una mappatura della ricerca artistica attraverso anche la scuola, e quindi ridare importanza all'insegnamento, alla scuola, che, insomma, che è fondamentale la formazione per il futuro dell'arte, ma anche dello stesso del paese. Grande successo di presenze nella giornata di apertura della manifestazione dall'Etna al Gran Sasso a Città Sant'Angelo. L'appuntamento si chiude domenica 24 luglio.
Una linea immaginaria che unisce la costa orientale della Sicilia con il litorale abruzzese. Un gemellaggio sancito nel 2001 tra il comune di Nicolosi, in provincia di Catania, e Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Dall'Etna al Gran Sasso, a distanza di 20 anni, rappresenta la quintessenza della tradizione, della cultura, dei costumi e della gastronomia, a rivelarsi Friend Union, Sant'Antonio da Padova e la volontà di celebrarlo. Siamo al 15° anno del gemellaggio ufficiale, perché nel 1995 nasce tutto dall'incontro delle confraternite di Sant'Antonio di Padova, di Nicolosi e di Città Sant'Angelo a Padova, e da lì è scoccata questa nostra collaborazione. E poi nel 2001 abbiamo fatto, diciamo, il gemellaggio ufficiale con Nicolosi, e quindi da lì poi è nata questa manifestazione che dall'Etna al Gran Sasso compie il 13° anno. E ogni anno è sempre più difficile organizzarla, però ogni anno poi, vedendo questa gente che ci onora e che viene a visitare Città Sant'Angelo, e allora ti dà la forza per programmare per l'anno successivo. Ci teniamo in modo particolare ogni anno ad essere presenti a questa iniziativa, a questa manifestazione. Dall'Etna al Gran Sasso è diventata anche per noi ormai un punto fisso, per tanti nostri artigiani, per tanti nostri produttori, diventa anche un momento importante per la loro economia. Diciamo che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che come gemellaggio ci eravamo posti: avere l'opportunità di sviluppare la nostra terra, avere l'opportunità di far conoscere i nostri prodotti, avere l'opportunità di far conoscere la nostra terra, la nostra Sicilia. E passiamo alla pagina sportiva. Il Pescara continua il lavoro di preparazione nel ritiro di Palena domani per i biancazzurri di Massimo Oddo, amichevole alle 17 contro il Palena Alto Aventino. Biglietti in vendita al costo di 5 euro. Intanto sul fronte mercato continua l'interessamento per lo slovacco Gjomber, mentre chi è rimasto come Fornasier dà un giudizio sul gruppo a disposizione del tecnico. Ascoltiamolo. Sono passate poche settimane dal trionfo di Trapani, dalla festa con i tifosi. Si torna a lavorare come giusto che sia. Michele Fornasier pronto ad iniziare questa nuova avventura in Serie A. Sicuramente un traguardo prestigioso. Certo, siamo contentissimi, io personalmente almeno lo sto realizzando adesso, quello che abbiamo fatto l'anno scorso, però siamo carichi e pronti per una nuova avventura. Si parte da basi importanti, si riparte con la stessa squadra più o meno dell'anno scorso, con lo stesso allenatore, e questo è sicuramente un vantaggio. Sì, assolutamente, perché abbiamo un grandissimo gruppo, l'abbiamo dimostrato l'anno scorso e anche quest'anno, con i giusti elementi in più di esperienza o comunque altri giovani, possiamo fare molto bene. In difesa sono arrivati dei nuovi giocatori, c'è Biraghi, c'è anche un nuovo portiere Bizzarri, vi siete comunque rinforzati anche se dovrà arrivare un altro difensore centrale. Michele Fornasier, titolare l'anno scorso in Serie B, ovviamente vorrebbe mantenere il posto da titolare anche in Serie A. Beh, assolutamente, ognuno di noi gioca per quello, però cioè, come ho detto prima, non c'è nessun problema, perché questo è un grande gruppo anche il mister ha già dimostrato in passato che non ci sono titolari, e chiunque merita e si allena bene giocherà la domenica. Si ricomincia per questa nuova avventura, c'è grande entusiasmo tra i tifosi, la campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele, ci sono insomma, Michele, tutti gli ingredienti per poter far bene in questo campionato di Serie A. Sì, assolutamente, come l'anno scorso anche i nostri tifosi saranno sempre presenti, e la società sta facendo un gran lavoro, e noi adesso tocca a noi e cercheremo di fare tutti contenti. Prosegue quindi la gonfie vele, la campagna abbonamenti del Pescara si avvicina a quota 4.000, considerando che ieri è partita la vendita libera. Fino al 22 però per i vecchi abbonati sarà possibile esercitare il diritto di prelazione. Intanto questa mattina, come potete vedere dalle immagini, i punti vendita sono stati presi d'assalto dai tifosi biancazzurri, che sono rimasti per ore in coda sotto il sole in attesa di abbonarsi. Non è mancato qualche disagio, con le lamentele di alcuni sportivi per la lentezza del servizio. In molti, per abbonarsi come da disposizioni, hanno dovuto anche sottoscrivere la tessera del tifoso, con tempi che si sono ulteriormente allungati. Intanto proseguendo di questo passo diventa realistico pensare di avvicinarsi per metà agosto a quota 10.000 abbonamenti.
Scendiamo in Lega Pro, ieri è arrivata l'ufficialità del nuovo rinforzo del Teramo, è l'attaccante Luca Forte proveniente in prestito dal Pescara. Ora si cerca una prima punta, difficile arrivare a Torregrossa, più semplice sembra la strada che porta a Digoni, ma a sorpresa si riapre la pista che porta a Marco Sansovini. Jacopo Forcella. Il Teramo continua a lavorare ad Ovindoli agli ordini di Lamberto Zauli, ma è molto attivo anche sul mercato. Ieri è arrivata l'ufficialità di Luca Forte, l'attaccante arriva dal Pescara in prestito e va a rimpolpare un reparto, quello avanzato, che a questo punto aspetta ancora l'arrivo di un'altra punta, stavolta di struttura diversa rispetto a Forte. I nomi sono tanti sul piatto del direttore sportivo Fabio Lupo, che nelle prossime ore dovrebbe riallacciare i contatti con gli obiettivi sensibili. Per Ernesto Torregrossa è stato provato l'affondo, ma le pretese economiche dell'attaccante sono alte e in più, fattore da non sottovalutare, aspetta ancora di capire quale sarà il suo futuro. Il Verona, retrocesso in Serie B, potrebbe decidere di tenerlo in rosa oppure di cederlo, ma per il momento la strada sembra davvero in salita e per ora è in stand-by la sua posizione. Più semplice provare a battere la pista che porta Gianmarco Zigoni, di proprietà del Milan, ma la scorsa stagione alla SPAL, che ha vinto proprio il girone B di Lega Pro. Ma la novità delle ultime ore è che pare essersi riaperto uno spiraglio per arrivare a Marco Sansovini. La punta di Roma, di proprietà del Pescara, dopo lo stop della scorsa settimana sembra riavvicinarsi sensibilmente al diavolo. Ieri pomeriggio c'è stato un contatto telefonico con il Teramo, ma con l'arrivo di Forte bisogna vedere se Sansovini è un profilo ancora compatibile con l'attuale assetto offensivo biancorosso, che avrebbe assoluto bisogno di una prima punta da mettere al fianco di Croce o prendere direttamente il suo posto al centro dell'attacco. Discorsi che comunque vanno avanti, mentre ad Ovindoli il lavoro continua senza Ilari e Speranza. Per il centrocampista piccoli problemi fisici ma risolvibili, mentre il difensore non ha lavorato ieri per un contrattempo muscolare. Buone notizie per il basket Teramo 1960, la società biancorossa del presidente Ermanno Ruscitti infatti vede accolta la sua domanda di ripescaggio in Serie B. Il Consiglio federale dunque dà il via libera per l'iscrizione al campionato superiore alla squadra prutina che adesso, dopo l'addio di coach Sandro Di Salvatore, dovrà prima trovare un timoniere e successivamente cominciare il mercato dei giocatori per rinforzare una rosa che, dopo aver vinto i playoff regionali contro Termoli la scorsa stagione, si era fermata solo alla pole promozione, sfiorando di fatto il salto di categoria. Il presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, valuta l'edizione numero 69 del Matteotti appena andata agli archivi e apre uno spiraglio per l'edizione numero 70 che nelle intenzioni degli organizzatori dovrebbe essere pronta di prova di campionato italiano. Presidente Di Rocco, al di là del risultato sportivo possiamo dire che la più bella vittoria del pomeriggio di Pescara è averla salvata questa corsa? Ma sicuramente, perché è una corsa molto importante, di grandissima tradizione, l'ultima corsa del centro-sud a livello professionistico, per cui la prima vittoria è stata sicuramente quella di recuperarla. Poi c'è anche un bell'ordine d'arrivo, per cui credo che aver combinato le due cose è un bel risultato sia per la città, sia per la società che organizza, per Ricci, che per tutti gli appassionati di ciclismo. Poi ho visto per fortuna una buona adesione da parte di tutte le istituzioni, per cui se ci vogliamo credere tutti quanti e fare un progetto magari a medio e lungo periodo, in modo tale di non fermarsi solo a salvare una corsa ogni tanto, però credo che la città di Pescara, che ha fatto della bicicletta un utilizzo quotidiano, promozionale e turistico, per cui io credo che si possa ben sposare con una corsa importante come questa, che è conosciuta in tutto il mondo. L'anno prossimo sarà prova di campionato italiano, quindi cambierà data e si assegnerà la maglia tricolore? Beh, sarà, dobbiamo vedere che progetto c'è da parte di Ricci insieme all'istituzione, perché se è solo per fare il campionato italiano diciamo di no, se invece è un progetto mirato a mantenere e garantire il Matteotti almeno per 3 anni, allora la federazione sarà molto attenta a questo progetto. Farà una prova unica, ripeterà, un po' come salvare trofeo Matteotti per quest'anno, non ha senso. Se ci si crede territorialmente, perché il ciclismo promuove e valorizza il territorio, insomma lo ha dimostrato anche oggi, se c'è un progetto a medio termine sicuramente valuteremo l'attenzione. Oggi come oggi ancora siamo in stand by e cerchiamo di valutare tutte le situazioni. Mi fa piacere che il presidente D'Alfonso sia molto motivato in questo e aspettiamo di ricevere un progetto ben definito. È tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.